arrivato in tempo. Sono arrivato in tempo. Tra l'altro, aspettate, andiamo a mettere in pausa e chiudo. Tra l'altro, con un'inquadratura sballatissima. Non so perché in prova non era così storta, però ci siamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao Cigatto, ciao Alan, ciao Moreno. Così sta bene. Sto provando questa inquadratura, sul retto si legge meglio, sembra il display là, quindi massimo c'è più vuoto qua, però chi se ne frega, no? Quindi poi tanto si riempirà con l'albero di Natale tra un paio di mesi. Buon pomeriggio, ragazzi, come state? Guardate Moreno. Tanto che scatta anche i punti, quindi lo facciamo subito prima che va a lavorare. Nix. Io sono un po' ammaccato. Do sempre fastidio alla gola. Sento con la testa confusa. Perché non lo so. Ciao Elvetica, buon pomeriggio. Mio padre sta bene. Non ha più la febbre da ieri. Ieri era ritornata a 38,4. Ovviamente è il Covid, ragazzi, non c'è niente da fare. E io secondo me cadrò pure. Ciao Mario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ragazzi. Quindi scusate se mi sentite un po' giù, ok? Non sono al massimo della forma. Tanto guardo sempre qua, che la chat, ripeto, ce l'ho sul secondo monitor. Poi quando sarò a casa nuova sistemerò tutto, anche la webcam, va bene? Però non mi piace questa inquadratura, quindi la rimettiamo come prima. Ok, esperimento fallito l'inquadratura. Tra l'altro sempre con una webcam di merda. Come state voi, signori? Ditemi almeno voi come state. Fateci gatto refta. No. Ripeto, mia madre non sta bene. Purtroppo, cioè, domani ci facciamo un secondo tampone a 2 giorni dalla positività di mio padre. E vedremo un pochettino cosa ne esce. Se sono positivo non lavoro venerdì, quindi è ovvio che ci sarà pure la live, vedo, cambieranno un po' di cose. Tra l'altro effettivamente mi sento un po' caldo, ma non ho febbre. Cioè mi sento un po' caldo in testa e sento freddo nelle gambe. Io secondo me non ci scappa. Io lo prenderemo, io sono convinto al 100% che è mia madre, ovviamente. E è ovvio che se non lo prendo adesso non lo prenderò mai più, probabilmente, avendo il Covid in casa per la prima volta. Vedremo, ragazzi. Vi aggiornerò. Oggi Stray. Sì, finiremo Stray oggi. Ci proviamo? Sì, anche perché, ripeto, venerdì teoricamente non c'è live, quindi sarebbe bello finirlo oggi, così finisce la settimana. E poi da poi programmare la prossima serie da giocare. Hai mangiato, sì, grazie. Tu quando hai lo stomaco pieno sei sempre una persona contenta e felice. D'altra cosa invece, ho scoperto stamattina mentre ero su Discord con Cesar e Dallas che domani esce un gioco di autobus. Ma un gioco di autobus l'ennesimo, come lo dite, molto 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 particolare. Cioè, aspettate se lo trovo, vi leggo la sinossi del gioco. Poi prima che Moreno va via, tra l'altro Moreno, dimmi se stai per scappare, perché lo facciamo subito. Si chiama Bus World. E allora, no, ti leggo questo. Data di rilascio 29 settembre, tra un giorno e 5 ore. No, fai tu, Sisa, fai tu. Tanto finisco, no, sono punti che vinco io. E allora, è un gioco di trasporto passeggeri in varie condizioni, a partire dai giorni normali di notizia di autobus fino ad arrivare al salvataggio di persone che hanno vissuto disastri. Divertiti con fantastiche storie e varie scenerie proprio la modalità libera. Il gioco offre una possibilità unica di dare un'occhiata a Pripyat, Chernobyl e dintorni della famigerata centrale nucleare programmata del disastro e immergersi nella bellissima atmosfera del comunismo sovietico. Ah, il comunismo, abbiamo cercato di rendere Chernobyl la più realistica possibile. Non c'è Cigatto. Infatti io ho detto a Sisa questo: se costa troppo non posso prenderlo. Lo sapete che sono in difficoltà economiche, ok? Non credo costi 15, che sarebbe il massimo che mi posso permettere da spendere.
ci proveremo domani quando lo sbloccheranno. Tra un giorno e 5 ore. Non c'è il prezzo, non c'è il prezzo. Ma, sarà, ve lo giuro, sarà, se costa poco lo prendo per il Day One, raga. Lo prendo per il Day One. State tranquilli. Vivi tsunami, inondazioni, terremoti con caduta massa e perfino un tornado mortale. Davvero difficile guidare perché ci sono molti angoli stretti. Scogliere strade impraticabili. È un qualcosa di meraviglioso per motivi totalmente sbagliati, va bene? E quindi, raga, vedremo, ok? Tutto questione di costo. Se costa poco, Day One. No, domani no. No, un giorno e 5 ore, 29 settembre, domani. Domani se. Fatto domani. Domani c'è la live serale. Se costa poco potrei pure farlo domani sera se è sbloccato. Se costa poco, ripeto, ma non so il prezzo. Quindi signori, Bus World, segnatevelo. Segnatevelo. Moreno, prima che tu vai via. No, Moreno! E allora dimmi una cosa! No, come facciamo, Moreno? Io devo girarti la ruota. E non è la ruota, ci vuoi tu. Ok, quindi in casa ascoltami. Lo facciamo subito, prima che ti distrai totalmente. Lui ha ragione, che lui scatta. Andiamo a giocare, i punti sono giusti. Allora, Moreno, mentre sei in sottofondo, tu sai come funziona, non te lo spiego. Dimmi solo se ti devo girare piano o forte la ruota. Poi andiamo per step, va bene? Io c'ho la. Fa male la gola. Perdi 30 anni a dire cose che non interessa a nessuno. Vai a fare in culo, si sa, ok? Vai a caca. Aspettiamo Moreno che risponda. A tra poco, ci buon pranzo anche a te. Moreno? Ti prego, Moreno, altrimenti ti giro un'altra volta. E non le grandi informazioni come io che ho scoperto che esisteva. Un ovvio. Ok, Moreno delega Caesar. Minchia, a posto siamo. Allora Caesar, giochi per Moreno, quindi gioca bene. Allora Caesar, decidi se girare piano o forte. Dai Caesar, perdiamo tempo. Che cazzo. Gioca Caesar, delega C, delega sto cazzo, dai. Perché siete una massa di. Oh, di cretini, soprattutto. Oh, sì, Samuele ha voluto te e tu hai il destino. Tocca la piana a giro sotto in crociera, madonna. Diventata. Sì, sai, hai fatto fare a Moreno 30. Giri ancora. Ok, come si sa? Potenza massimo giretto. Puoi fare un massimo di due tiri. Perché devi fare massimo 100, non puoi sforare 100. 60 e 30 Moreno, delegando Sisa, vince 9.000 punti. 9.000 punti canale. Quindi sono 9.000 punti canale che andranno per il bot di Cerob, eccetera, eccetera. Ma l'obiettivo è fare 100, okay. Giacomo! Madonna, Giacomo, male che l'hai scattato adesso. Caro Giacomino, buongiorno a te, spero che tu stai bene, non come me. Giacomo, allora, approfittiamone subito. Dimmi tu, partendo dal 60 che ha fatto Sisa per Moreno, come ti giro questa ruota? Tra l'altro, picchè nuovo del canale. Ah, Giacomo, parliamo, ciao. E se ti racconto come mio padre sta attentando alla mia vita, che lascia la mascherina infetta, eccetera. Vabbè, sono sempre. Mio padre non si vuole isolare. Perché è nuovo questo. Ogni settimana c'è una ruota diversa, ok? Questa settimana c'è questa, questa settimana c'è la ritorna la classica ruota dei punti. Quindi faccio un po' di giochi adesso per farvi vincere dei punti canale. Non punti canale, punti per il bot. Giacomo, 77.000. Giri tentando di trovare il massimo il 30 per vincere 10.000 oppure ti fermi qua, ma te lo tieni e fai anche bene, 7.000 punti. E finiamo qua, giri ancora? No, ok. E ci fermiamo qua, la lasciamo così perché se c'è qualcuno che
che la riscatterà l'ultimo. L'ultimo. Ok, togliamo la musica che già me la stavo comprendendo. Questo dobbiamo smutare la traccia audio. Quindi praticamente questo, lo rispiego giustamente per chi magari arriva per la prima volta oppure comunque mi ha visto, ma mi ha visto poco. Voi spendete dei punti canale, che avete accumulato, per poterli tramutare in, o vincere dei punti per il bot, per i punti di Streamlabs. Con i punti di Streamlabs ci sono dei bot che possono parlare, eccetera, eccetera, ok? Tutto. Il Vazzanicchi era che cagava dietro il divano di là, dico, ovviamente, come tradizione vuole, ovvio. Ciao Mantico Rain, come stai? Aspetta. Guardate se sono un po'... Ripeto, di solito sono un po' più sudica di cose, perdonate, capite che è un periodo un po' di merda. Per fatto, ripeto, oggi sto ancora un peggio di ieri, ripeto. Io sono convinto che domani c'è il Covid. L'ultima lettera avevo fatto partire un audio in jump, partito in tempo e avrei chiuso. Probabile, Mantico Rain, fammi vedere. L'ultima live si parla di Dance, JD, Moreno, Nicola, Moreno. Mantico Rain, sì, 8 giorni fa era Mantico Rain. Non posso ritrasmetterlo perché posso copiare, però era... Sì, 8 giorni fa. Come stai, Mantico? Tutto bene. No, non credo proprio. Non credo. Poi se il grafico l'ha fatto, se Ale l'ha fatto con quella cosa lì, non credo. Cosa hai tirato fuori poi tra l'altro? Minchia, mi ti dico, tra l'altro manco fatto apposta. Su Instagram seguo un ragazzo che era Very Normal Trash, sì, o se l'allero, come si chiama adesso, dove pubblica cose vecchie, sta praticamente al momento renderizzando una sessantina di videocassette le sta portando in al PC, dove la maggior parte sono cose di MTV, cioè cose proprio vecchissime, Total Request Live, vari videoclip. Pensa tu cosa sto guardando in questi periodi. Che poi tra l'altro MTV, che io non ho mai visto e che da me non prendeva mai, praticamente gli ultimi anni di... sono riuscito a vedere MTV in analogico quando hanno iniziato a passare a digitale terrestre. Aspettate ragazzi, la web non mi piace. Come ad esempio l'anime Night l'ho vissuto gli ultimi anni, cioè però non era proprio merda, ok? Sono riuscito a vedere per dire Death Note in prima visione su MTV. E poi sappiamo che MTV è diventata TV8 adesso, e poi hanno riaperto MTV su satellite, ma non è più l'MTV di una volta. Signori, mentre bettate, io direi di andare a giocare, perché ho chiuso Steam. Allora, no, già comunque per rispondere a te, non già sto giocando a Grounded. Dai, ma manco se mi paghi, mi ci gioco. Sto così e cosa, una rogna molto seria stamattina in gestione, spero non rompa più. Mi spiace, ma dico lei. Troppo... andiamo a giocare. Purtroppo le rogne ci sono sempre. Non l'ho visto. Non ti ricordo. Tra l'altro non ho mai visto un Deadpool. Ma sono io che proprio non sono appassionato di cinema. Non guardo film e cose varie da una vita. Dovrebbe spuntare il gioco. Stray? Non so perché non si sentiva. Stray? Spuntiamo? Ok, spuntiamo. Non sono un tipo appassionato, Mantico Rain. Cioè, soprattutto i film. Masso, ti posso guardare una serie TV. Qualcosa che duri relativamente... cioè, come puntata, relativamente poco. Non riesco... no, non riesco. Non ho più quella passione che avevo una volta. Prima ne guardavo di film. Invece ho visto trailer nuovo per il film di Asterix e Obelix, se c'è pure Zlatan di... oddio santo. Ecco, tra l'altro Zlatan... ciao Riccardo. La lettiera no, uso sempre quella vecchia, Ricky. Perché sono poco. Allora, dove eravamo rimasti? Ma io, forse al cinema ci andrei, Mantico Rain, però...
ci andrei se avessi qualcuno che mi trascina, capito? Cioè, nel senso, oh, andiamo al cinema. Vabbè, magari sì, ma qua a me non riesco a stare al PC e guardarmi un qualcosa, ok? Cioè, non ce la faccio, più forte di me. Cioè, io poi se mi metto a film sul secondo monitor, io devo fare qualcosa sul primo, non riesco a concentrare. Ecco quando con gli altri guardavo Yaro su Prime. Cioè, io mi metto nel secondo monitor, però Yaro è meno impegnativo, ok? Cioè, facevo altro, giocavo Isaac. Non tu ti immagini un film, io non ce la faccio, sta qui seduto relativamente scomodo, fermo, a non fare nulla, a guardare un film. Bentornati su Stray. Ciao, piccolino. Ciao, come stai? Anche io sto bene, più o meno. Allora, dovevamo andare. Ma c'è il culo. Ah, mi struscio su. Ok, mi struscio sul culo del Zartan. Allora, io sono sceso qua. Io ci vado sempre, se no a me scoccia. Peraltro il cinema non c'è, dentro c'è Falù. Ma io ripeto, non guido, quindi andarci tipo la sera, quando poi non ho più gli autobus, è un po' difficile. Presentiamoci. Questo cibo è terribile, ma non c'è altro in giro. Mi toccherà allentare il bullone sul davanti se continuiamo a mangiare questa porcheria. Va bene. Mi chiamano tutti chef. Veramente hanno tradotto mi chiamo chef Lattavacciuolo. Specializzato nel ricondizionamento degli avanzi. Quindi abbiamo il signor Nicco Lattavacciuolo. Grandi, io voglio sapere chi è che ha tradotto Stray, voglio fargli l'applauso. Per il del giorno ramen J45 con il mio cliente speciale, un po' di olio di... Già, come hai visto? Lo sapevi sta cosa tu? Perché è alto il gioco oggi? E mo' come scende? Dovevi andare a trovare gli altri. Aspetta, no, niente, ok, lo faccio proprio scendere. Ah, scendo così. Allora, sì, perché volevo parlare con gli altri per vedere un pochettino se si scopre qualcosa. Oh, ehi là! È da molto tempo che non si vedeva un visitatore. Insomma, a eccezione di quei dannati zucchero, naturalmente. Ti immagini se potessimo sfruttare la loro energia? Mettendoli a correre in una ruota... Quali sono scriceti? Ciao Nicola, nudo fiducia. Come stai, Nicola? Da grande voglio essere come zia Clementina. Ma che cazzo tu? Volevo partire in esplorazione come lei, ma gli adulti ci hanno proibito di lasciare Villa Antenna. Ok. Come va, Nicola? Io sto veramente, più parlo, più mi brucia la gola. Zucchero elettrici ovunque. Ok, sta dormendo, poveretto. Isaac, che succede, Nicola? Perché sei triste? Sentiamo se è una cagata oppure no. Ah no, qui l'abbiamo grattato, vero? Che bellino gattino. sapevo che diceva stronzata, porca puttana. Benvenuto nella tua televendita. Ah, scacco gatto! Oh, si sono incazzati, quindi no. No, si sono incazzati! Non posso parlare con loro. Però ho fatto l'achievement. Lo sapevi che ci sono oltre 900 sfumature di vernice bianca? Non ce l'ha nessuno, ma sto creando la mia personale sfumatura di vernice. La chiamerò marrone immondizia. Va bene. No, dai. E adesso come faccio? Non posso farlo. Messo in corso, mutate, mutate, mutate. Scusate se c'ho sonno.
E ricordo pure che è ancora sabotembre, ragazzi, ve lo ricordo. E da ieri le sub regalate costano anche, sono super scontate. Quindi, se volete vedere il nuovo gioco di Audubus, potete pure donare le sub. Io ve lo dico, sono un fottuto monegra. Ops. Termosifone sono in live, bravissimi termosifone. Errata notifica perché. 9536 partita a 6. Non credo a nessuno che sono programmato per vincere questo gioco. È il dato di merda. No. Ok, quindi potrei anche andarmene da qua. Ciao Cala, buon pomeriggio. Aspetta, no, gli ultimi e poi c'è. A dove il profumo di vernice fresca? Mi fa pensare. Aspetta, non possiedo, l'ho fatto. Ma che cazzo di. Fatto Souls. Ma è nel suo periodo decostruttivista, so dire. Scommetto che diventerò un grande artista, come Nihal. No, non c'è ancora, sì, sa, arriverà probabilmente. Hanno rilasciato ieri sto shoutout, così. La nuova modalità di shoutout implementata su Twitch, ma non ce l'hanno tutti ancora. Eh sì, non dico lei. Perché sono andato malato, potresti. Ok, andiamo, dai. Andiamo a finire il gioco. Ah, c'è un ricordo qua. Quindi abbiamo scritto che B12 è lo scienziato. Okay? Questo linguaggio robot da compagnia lo hanno creato da nulla. Impressionante. Ricordo quando è successo, ero già nella rete. Non saprei dire bene quando, ma all'improvviso tutte le forme di comunicazione hanno adottato questi simboli. Sono rimasto intrappolato da solo in un computer per molto tempo. Quindi ho tradotto ogni simbolo, ogni parola fino a poter comprendere tutto. Adesso che sono libero e conosco la loro lingua, sono curioso di scoprire cosa hanno da dire. Si è sbloccato un altro ricordo. Aspetta. Oddio, eccolo qua, sono le 13:47 e passa il classico quello con le canzoni napoletane lì. Oh, ok. No, sono sceso per sbaglio. E dobbiamo salire. Come si saliva di qua? Nicola, è tuo amico. No. Si sale di qua, sì. Ah, vedi, c'è ancora gente. Il suono corrobolante della spazzatura che cade, scintillante cascata. Scevra di pericoli. Che posto incantevole per lavorare i miei versi. Ecco, ascolta. Oh, possente cemento, laddove tutto rimbomba. A me piace ficcare, ficcare dappertutto. Ah no, il territorio della mia tomba. Ciao Felix. E dopo il gatto sul tubo, ora abbiamo il gatto sul pelato. Grazie Felix. Tutto scalato cemento. Come sai Felix, comunque ho letto ieri, bello, bello, mi è piaciuto. Poi scusa se non ho risposto, però diciamo ho dei cazzi in casa per ora, però dico, l'ho letto finita la live. Eh beh, Manticolenne, per età mio padre ha il Covid, noi tentiamo di isolarci ma non è facile, abbiamo parecchi cazzi in casa praticamente. Stai bene, meno tu stai bene, sono contento. Casanova è ancora occupata. Casanova i lavori vanno. La ditta viene a dicembre, quindi comunque dobbiamo aspettare. Però il mio studio è finito. Adesso è diventato magazzino. Però il mio studio è finito. Ci si deve solo passare i fili della luce. Per il resto è già tutto pronto. Ed è veramente bello, sono contento. Finalmente è stata chiarita. Sì, a Felix. Ehi, bello, come va? Lo sapevi che zia Clementina ci ha insegnato a coltivare delle piante particolari che hanno necessità di luce solare? Sì. Ne ho un enorme assortimento, vuoi vedere? Manco ancora dei colori, però. Ok. Ok. Pure le piante vuole questo. No, non c'è niente in quella casa, Manticolane. C'è niente, nemmeno le finestre. Comunque quella di su, abbiamo parlato con la figlia lunedì che è venuta qua,
ci ha garantito che sì, insomma, ha problemi, ma ci pensano loro. Stanno cercando casa ancora più celermente, dice, a questo punto. Devono solo convincerla che deve decidersi che non può stare in una casa da sola. Mi annoio. Qui un tempo tecnicamente ci faceva lezioni, però aveva un sacco di roba fighissima. Ok. Quindi che fine ha fatto voi? No, devono farlo comunque, perché comunque... Cazzo è? Lo sanno che è sfrattata, quindi comunque deve... se ne andrà. Però gli abbiamo detto prima se ne va, noi, cioè, noi dispiace, ma no. Abbiamo una casa da sistemare. Ciao JD. Bentornato, sì. Dai, che ora può far finta di stare su un'isola deserta. È la nuova Flo Robinson. Va bene. No, vabbè, Giacomo, la figlia ha capito che noi abbiamo urgenza, che noi siamo sfrattati pure. Cioè, noi siamo sfrattati da casa. Da questa qua. Cioè, dobbiamo lasciarla, sta casa è in vendita. Ma dove vado? Perché mi fa venire qua? Cioè, non è che possiamo stare qua. Mi spiace che sua madre ha problemi, ma dice che la casa ce l'hanno, dice, è in sistemazione una casa. Dice, la sua figlia vuole che se ne va là a tutti i costi. Adesso tu puoi più... Ah, eccolo qua, minchia. Non si dice arancino per... Ah, ok, per fatto quello dell'arancino. Non si dice arancino, ma per delle scritture fatte anni addietro, dove in greve la chiamata arancino, e poiché ci sono questi scritti vecchi che lo attestavano con nome maschile, è stato denominato ufficialmente arancino. Ah. Hai visto? Quindi si dice arancino canon, ma io dicevo, ma io come capita, lo dico, arancina, arancina, dammi tre arancine, così vado tranquillo, plurale. Allora intanto ce ne andiamo da qua, mi spiace, poi di caso me lo rigioco. Sì, ho letto, eravamo su Discord quando è arrivata la notizia. Eravamo su Discord quando è arrivata la notizia dei fichi d'India. Mi dispiace, mi dispiace. Esatto, ci... Palla riso fritte. No, quella è napoletana, la palla riso. Dove siamo? Ecco, è uscito da là il gattino, piccolino, piccino, ciccino. Uso oggetto. Non credo sia questo. Abbiamo un oggetto da usare. Giustamente non poteva più. È morto uno dei fichi, quello dei fichi d'India che era malato. Mi ricordo che. Brunalena mi sembra. Mi ricordo come si chiama. Dispiace, però purtroppo da quando ha avuto quell'emorragia cerebrale, cioè, si era ripreso, ma però. Dispiace, dispiace tanto. Una metropolitana! Quindi stiamo arrivando. Se siamo, se questa è già una metro. La stazione è metropolitana. Probabilmente è diventata l'esistenza di un simile mezzo di trasporto. Potevi raggiungere qualsiasi punto della città. La gente lo prendeva per andare al lavoro. Lo prendevo anch'io. Ogni mattina dovevo salutare la mia famiglia a casa. Tra l'altro è bello che funziona ancora qualcosa. Ho fatto tutto questo per loro, ma adesso non ci sono più. È stato tanto tempo fa. Volevano vedere l'oltre. Ma ha qualche importanza ormai? Che ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Effettivamente voglio saperlo anch'io cosa è stato lì. Comunque siamo quasi arrivati all'infracittà. Troviamo questa Clementine. Abbiamo una sua foto. Possiamo mostrarla a qualche compagno del circondario. Chissà, potrebbero darci una buona tip. Ok, un altro ricordo importante, quindi siamo bene o male come ricordi importanti in fila, non ne abbiamo saltati. L'oltre. Buongiorno. C'è qualcosa per potersi fare le unghie che devo fare in ogni capitolo? Come salta? Questa è la metropolitana di Milano, quella che prenderemo alla Games Week.
Forse si può andare di là, però voglio vedere un po' di roba prima. Voglio esplorare. Perché se ci dimentichiamo qualcosa. Ripeto di nuovo, mi scusatemi se non parlo tantissimo, ma ho un mal di collo. Bello che hanno chiuso le paratie. Vabbè, si sa, tu non conti. Tu non conti. Cioè, proprio hanno chiuso proprio con delle cose lì. Vabbè, qui non c'è nulla, quindi allora possiamo andarci tranquillamente dall'altra parte. Monnezza, monnezza ovunque. Che siete cretini tutti. Ok, traduce. Togli sto coso! Non si spegne. Sì, lo so. Metropolitana chiusa per disposizioni anti-pandemia. Accesso vietato. I trasgressori possono essere soggetti a detenzione prolungata. Verrebbe andata e fustigata in pubblica piazza. Io salgo dove mi dice di salire, magari ci sono robe. Aspetta, volevo spegnere la luce di da fastidio qua. Ma c'è qualcosa. Ah, ok, c'è qualcuno qua. Tanto ricordiamo. Poi parliamo. Oh. È pieno di libri qui. Dal test di Turing al presente, l'etica dell'intelligenza artificiale. Alcuni sono noti. Avevo una raccolta tutta mia. Ricordo che niente eguagliava il profumo dei libri e il volgere di una pagina. Volgere, voltare probabilmente. Ho letto male io. Ora volgere, può essere. È una sensazione quasi di conforto. Io non so leggere più. Leggere un libro era come passare del tempo in compagnia. Altro ricordo. Ne abbiamo saltati uno, due, tre. Ne abbiamo, ne ho saltati un po'. Effettivamente. Ledoc. Ah, proprio non parla questo, ok. Ma ha attraversato la radio, cosa bruttissima. Cosa bruttissima che ha fatto. Vabbè, volevo buggare la tazza. Porca puttana, sono cagato, Dio mio, ma che succede? Perché è scappato da qua? Però sto capendo una cosa, ma se l'oltre sarebbe la terra, quindi diciamo la parte fuori. Questa dice che è la metropolitana dove c'erano gli esseri umani. Giusto, c'è. Forse mi ho saltato un passaggio. Dato questo non mi caga. Gli spacciatori. Pedaggetto 5 volte Yoshi, non puoi scorazzare in giro così, è pericoloso. Ehi, la prima volta che vedo un robot di questo tipo. Sei tutto pelosetto. Ah, la ragazza che compare sullo schermo dei ricercati, giusto? Dovresti chiedere a qualcun altro, troppo da fare con Yoshi per sapere qualcosa. No, niente, va tranquillo. Spaccia. Muu. Non preoccupatevi della spazzatura. Neo Corporation pensa a tutto. Minchia. Ci defecco sopra piuttosto. Ok, qui non va. Ah, ma c'è del parpeggiamento qui. Ma che bello qua. Dichiarare la propria identità, agente di pace 22.106. Collaborans o sarà necessario trasferirti in carcere e riavviarti. Minchia. Lasciami stare per favore, non è me che stai cercando. Se vuoi trovare il Clementino sono certo che si nasconde nel condominio. Ok. Condominio, qua la cosa è un po'.
L'accesso al livello inferiore è vietato, causa pericolo, forme di vita organica, mantessa a distanza. Ok, perché eravamo... noi eravamo giù, siamo arrivati fino a qui. Questi siamo mai sul tetto, vicino al tetto, vicino all'oltre, quindi. Ma si passa. Quante acque ci sono da premere? Ma è tutto fermo qua, niente. Boh. Tattino, ce la stava facendo. Niente, qui non c'è nulla. Pensavo di trovare qualcosa. Allora, possiamo andare nel condominio. Dobbiamo cercare. Che bello, velocemente sbloccato. Gatto matto. Siamo nell'infracittà. È bella però. C'è bella ambientazione. Ora c'è di nuovo di imparare tutta la zona. Tutti i calendari fermi all'11 ottobre. Ma dov'è non finiamo oggi? Non finiremo mai oggi. Presente. Rifletti su questo. Domani, se al posto del mio braccio ne metto un altro robotico, il giorno seguente faccio lo stesso con l'altro braccio e poi con il mio corpo e via dicendo, fino a sostituire tutte le mie componenti ad aggiornare i miei sistemi. Sarò lo stesso robot che ti sta parlando adesso? Ecco gli spacciatori, esatto. Condominio più sole della città. Bella ipotesi del cazzo, che comunque è giusta quanto sembra. Y. Cosa c'è? Mi aprono per caso. Mi aprono, attenzione. Vado al lavoro, a più tardi. Va bene amore, ma fa attenzione alle sentinelle, basta un attimo e ti arresto senza un motivo. Minchia. Non preoccupatevi, ovviamente se andrà tutto bene. L'ultima volta che qualcuno ha detto sta cosa, sappiamo com'è. Alla fine. Questa è una cosa di Futurama. Tu dici una Futurama reference? Mentre intanto scrivono tanto sul gruppo, sui vari, sulle cose. Condominio di là. Lo shop è di là e la Neko Corp è di qua. Ah, va bene. Andate a cagare. Alla Neko Corp lavoriamo tutti i giorni per raccogliere i rifiuti e inviarli di sotto, dove vengono riciclati e ricondizionati. A proposito del piano di sotto, è Don Beppo che non abbiamo loro notizie. Carina quella foto. È un indirizzo segreto. Oh. Il primo simbolo è una strada, poi ci sono il piano e il numero dell'interno. Deve essere facile da trovare. Ok. Adesso per l'età ci trovo a rivelare e denunciare ogni avvistamento, ok. C'è un deposito di api. Piacente piccoletto, non puoi giocare qui. Lo stabilimento della Neko Corporation non è posto per palle di pelo come te. L'accesso è interdetto, ma solo temporaneamente. Se aspetto un paio d'anni ci sarà una pronta riapertura. Minchia. Un paio d'anni, che cazzo è? C'ho tutto sto tempo da perdere io. Ops, non riesco a leggere quello che ha scritto JD. Salito per colpa di Mubot, è salito. Stai calmo, stai. A un certo punto affrontabile riceve un competitor completamente meccanico che si sente superato. Allora verso il verso rabbia fino a diventare quasi completamente robotico. Tolto cervello, poi viene. Non mi ricordo. E arriva Nathan! Con 49 mesi. Di fila, sicuro. E facciamo anche 49. Tutti i mesi di fila. Non credo, grazie Nathan, ne approfitto che hai fatto la sub per soffiarmi il naso. Come stai, Nathan? Grazie mille.
Sì, ogni tanto arrivano, cioè. Ma tutti arrivano, basta bloccarli. Tanto non poi faccio nulla. Grazie Nathan, un po' impegnato ma bene. Spero che ci sei domenica. Tra l'altro ne approfitto che c'è Nathan per ricordarvi che domenica i Controlemme fanno 4 anni e giocheremo all'Edita domenica sera. Allora aspettate, questo si deve togliere e questo qua si deve togliere. Ok. Avevo un po' troppe notifiche su telefono. Mi raccomando, domenica alle 21 faremo insieme un gioco per festeggiare i 4 anni, sia la chiusura di Overwatch. Ah no. Faccio cadere tutto, faccio cadere. Giocate all'età di chi? È di Luke ovviamente, quello più anziano. Della persona più anziana dei Control, Nicolà. Ovvio. Di chi? Guarda come butta fuori. 4 anni, sì. Il club è chiuso, sparisce. Va bene. E no, le dita rimangono. Il soldato di un commerciante mi ha venduto una batteria difettosa l'altro giorno. Adesso ogni volta che provo ad affrontarlo finge di non sentirmi. Se non si fosse sentire di guardia serve già di materiale di scarto. È morto questo qua. Edoc 2458. Vabbè, c'è una cassaforte lì sopra, che tra l'altro c'è un punto, quindi sì, devo salirci. Com'era? 2458. No, com'era? L'ho perso già il codice. Ah, code, ok, sì, hai ragione. 8542. 8542. Grazie, Carla, effettivamente era scritto al contrario. Va bene, Nicola. Un oggetto ottenuto, spilla felino. Nicola sempre. Sempre su pizzo, Nicola. No, non mi dire che si va a salire pure qua. No, ok, non c'è tutto. Vabbè, qui sono tornato all'inizio, ok, andiamo. Andiamo in questi anfratti bui. Qui è chiuso. C'è qualcuno che scopa con un codo di VLC in testa. Sei stato nella città di sotto? Avevo un amico lì, Fifi. Non lo vedo nella vita, vero? Fifi me lo ricordo, ce lo ricordiamo tutti chi è. Qui non c'è bisogno di prendere lattine. Va bene, si sa. Io mi sa che mi devo mettere a letto fino a stare. Devo misurarmi la febbre. Prima avevo un bar. Bar. Era il posticino più accogliente del circondario. Poi è arrivato Grayskull. No. Poi sono beccato un cacciavite nel ginocchio e ho dovuto chiudere. Che cattiveria, signore. Per quanto questo tizio mi dia fastidio, è il mio unico cliente. Cerca di non spaventarmelo, va bene.
Io mangio quanto cazzo voglio, Nicola, va bene? E la mia live è già tanto che non rutto e scorreggio grattandomi il sedere, va bene? Cazzo, come sta scritto, ma va bene. Dove sono qua? Ma che bello! Pi-pa-pa-pa-da-po. Pa-pa-pa-da-po. Scusa. Scusa, Giacomo. Non c'ho voglia. Ci sarà sicuro un achievement con sta palla qua, però. Ho provato a scaricare un aimbot per primeggiare in questo gioco. Va bene. Non mi sto drogando. Cioè, TikTok è una droga per me, no? Per esempio, qualsiasi gioco mai creato, ma di questo non capisco il funzionamento. Mi sta sfuggendo qualcosa, sì. Birra! Dai! Niente. Stai calmo, Nicola, abbiamo finito? No! A parte deve venire un corriere Amazon, quindi devo fermarmi un minuto appena arriva. Il mio drink preferito è l'olio lubrificante. Qual è il tuo Mammut? Non saprei, Tonin. Non disdegno niente. Vabbè. Piccolo signore, il nostro mondo e le sue orecchiette deve sembrare gigantesco. Vorrei poter essere minuscolo quanto lei, così esplorare nuovi luoghi inaccessibili. Dove sta la sua vista? Vive nel condominio. Ok, e fino a lì ci siamo. Ok, questa. Il mio drink preferito è lo. Vabbè, no, l'abbiamo parlato già, dai. Ok, con questa non si parla. Che bello sto angolino qua. Però per esserci c'è qualcosa. No, c'è proprio un cazzo. Perché forse. Mi dimentichi che ferita è l'olio di ricino. L'ho dovuto usare 2 anni fa per farmi la colonscopia, Nicola. E non era brutto come immaginavo comunque. Me ne sono preso più di quanto mi toccava. Così sì che mi sono lubrificato per bene. Dovevi rifarlo. Ah, noi veniamo da qua. Sì, devo dire, mi. Ha fatto bene, si sa. Allora, io schippo, vado veloce, ragazzi, però. Altrimenti veramente. DJ metti stasera Golo 2 Club. Vabbè. Grandissima sta città. L'olio per la febbre è il profitto dell'altro, secondo me. Ah, ok. Deve essere italiano, va bene. Andiamo di qua. No, dai. E questo è il punto dove si dorme? Va bene. Fatemi vedere com'è la città. Facciamo riposare il piccoletto. Va bene, si sa. Sei vendicativo, va bene? Sei veramente vendicativo.
Non so poi, dai. Qui sopra non sale, sì. Però non succede. Ok, sai, scende. Perché mi fa salire qua? Perché sì, tanto per. Vabbè. Questo è un hologram. Quanto è grande questa città, ragazzi? Io mi sono perso. Comunità. Nicola. Va bene, Nicola. Grazie per aver copiato il messaggio del bot, bravissimo. Allora, il condominio è di qua, però, da su, però voglio vedere un po' di robe qua. Bravo Nicola. Come sprecare i punti? Negozio di abbigliamento. Questa finalmente è una città. Finalmente è più. C'è più vita. Non sono uno di quei ragazzetti punk che ascolto musica tutto il giorno. Ma non tocco. Va bene. Non tocco nulla. Salto sopra, eh. Ragazzetti punk io. Pure i camerini ci sono. Questa è proprio vita vita. Cioè. C'è molta vita in questo qua. Dire cazzate, Nicola. Dire cagate. Ah, sì, sal... Nicola, quindi... Ok. No, Nicola, tu fallo 97 volte e ti banno. Nicola, avrai un giro di ruota finita la live. Grazie a Sisa. Allora, dove siamo? Mi sono perso io. C'è troppa roba qua. Eh beh, certo che è scontoso. Ok, butta fuori la piazza e qua. Okay. Andiamo al condominio. Comunque è bella come ambientazione. Bella vero, mi piace. No, qui sono tranquilli. Perché comunque, perché hanno praticamente bloccato l'epidemia giù. Giù muoiono perché sono invasi da spazzatura e sto coso lì. Guarda i panca bestie, eh. Mi sono avvicinato all'ascensore della sentiera e mi ho dato conto. Per anni ci è stato detto che la superficie non è abitabile. Lo accettiamo come un dato di fatto. Ma perché? Ho sbagliato. Accidente sbloccato. Miglior amico del gatto. Mi sono praticamente arruffianato tutti. Sarà la ragazza delle sentiere. Sono perfide e hanno ciuffato il mio amico Pablo. Gli ho dato 350 anni. Perciò sta in guardia. E madonna. Luci, ci sono i dick dick. Menù del giorno, aria secca con ciotola d'olio bollente, qualità supera. Aria secca. Cosa posso fare? Chef? Non sono uno chef. Butto, distruggo tutto, va bene? Distruggo tutto. No, beh, qui non c'è nulla. No. Che possono esserci ricordi, quella è l'inculata. Cioè, mi... Cioè ha bisogno. Ah, vedi che si sale. Vedi che c'è un ricordo, minchia. La se non ci si aiuta fra la buona gente, chi ci aiuta? Madonna, i vecchi di 80 anni. I boomer. È interessante vedere come i robot imitano.
imitano i comportamenti del lavoro degli umani. Qui mi sa che vendono hamburger e cibo da strada. Ricordo il mio locale preferito quando ero umano. Era piccina e accogliente, il nome del cameriere era... non ricordo, cominciava per M. Beh, non lo so. Altro ricordo lì. Fabio, va bene. Piccola. Come scendo adesso? Ok. E questo è il condominio? No. Allora, il condominio è di là. Ok. Direi di andarci senza indugio. Di qua. Questo qua, sai. Cos'è qua? Metà detector? Cos'è qua? Ah! Ma qui c'è addirittura una barriera. No, guarda, non oso passare, però. Intanto procedere. È assolutamente proibito andare oltre e l'ascensore è stato disattivato. L'esterno non è sicuro, non andare oltre. Ok, l'esterno è di qua. Ok, sì. Quindi questi sono tutti gli esterni. Dove cazzo è il condominio? Quindi praticamente da qua poi si va su, cioè finisce. Va bene, Nicola, va bene, Nicola, va bene. Grazie, Nicola. Va bene, Nicola, faccio. Cioè, scusate, devo andare al condominio. Quindi abbiamo scommetto che al condominio. Che abbiamo detto è condominio, appunto, qua. Aspetta. No, aspetta. Vai, sale. Non penso sia Super Mario che mi fa il... No. Giacomo, io esploro. Il problema è... non capisco dov'è il condominio. Ce l'avevo sotto gli occhi. Secondo me è questo, teoricamente, no? Forse ci devo entrare da qualche altra, un'altra maniera. Condominio, esatto. Ah, sarà di qua. Sì, l'ho visto, Nicola, scusate se non rispondo, però io sempre vedo. Sono curioso di provarlo poi. Magari non è la live di Mario. Ovviamente. Ok, ma c'è della morte qua. No, oggetto ottenuto. Ah, ma il condominio è la galera, praticamente. Ok. Si sale di più? No. Come ha fatto 7 anni per fare? No! Quindi tra Mario Maker 1 e 2 ci sono stati 7 anni. Ok.
Mi sono perso. Mi fa andare qui e qui. E poi? Dai. Ah, voglio, non è che sto benissimo pure. C'è ragione, pa cazzo. No, dai, spirito non ce l'abbiamo qua. Sono perso qualcosa qua. No. Da qua io non posso passare. Ci sarà altro punto dove andare. E ci stai tornando indietro? Sì. E siamo di nuovo qua. Allora, questo è il condominio prigione. Fammi vedere se c'è qualcosa per salirci da qualche altro lato. Totalmente a caso mi fa salire qua. E questa è l'uscita. Quindi no. Queste sono tipo aree di decontaminazione. Se qualcuno ha idee, ragazzi, ditemele. Proviamo ad andare più in qua. Grazie, minchia sagace Nicola, veramente. Non l'avrei mai detto. E ritorniamo qua. A questo punto c'è qualcosa che mi sfugge qua. No. Non prende subito il comando adesso. Allora, se qua entriamo di qua, io sto morendo di caldo. Io sono la febbre, sono a proprio posto. Puttana, ci mancava solo il Covid. E allora. Va bene, va bene. Cioè, perché mi porta fino a qua? Io poi qui non vedo un cazzo, a meno che non lo so stupido io. Che qua è tutto chiuso. Devo salire ancora più in alto. Mi fa sa Aspetta, forse mi fa salire qua. No, non mi fa salire in alto. Però c'è qualcosa lì sopra. C'è qualcosa lì sopra. C'è qualcosa lì sopra. No, e non più qua, Nicola. Quando mi arrollavo c'era il B12 che mi indicava dove era la strada. Un attimo solo, ragazzi. Hanno suonato alla porta. Un attimo, perdonate.
parte qua. È arrivato il pacco. Faccio un unboxing veloce di quello che c'è. Sì. Così se è arrivato qualcosa di sbagliato. Vabbè, un ricarica wireless del telefono, questo che ce l'ho. E niente, poi è arrivato. Volume 17 di Dragon Ball Super. Tra l'altro, tanto la pubblicità del film di Dragon Ball. One Punch volume 25. Facciamo un po' di pausa. One Punch volume 25. E poi volume 2 di 13 di Yu-Gi-Oh! Ok? Che devo ancora finire di leggere il primo, ma è un mattonazzo. Quando farò la cacca ne avrò tanto da leggere. Ok, questi sono i manga che ho comprato. Tutto. Va bene. Puoi usarlo per accendere il camino anche se Naruto è la priorità. Affanculo. Ciao Eliza. La foto è simbolo. Mi fai vedere? Mi fai vedere? Oh. C'è, allora, a parte messo qui così, ci sono delle cose dietro e non capisco dove siete. Giacomo, tu che sai le robe, di ciao Eliza. Che cavolo è sta cosa? Che qui allora a sto punto qui non c'è nulla. Cioè non c'è veramente nulla. Cioè. Cioè non c'è veramente nulla. Qui è inutile venire qua. Cosa scrivete? Siete drogati, sì. Infatti mi fa scendere qua, effettivamente. Sì, lo so che sono le moto di... Ok, di qua che fa ritornare. No. C'è qualcosa che mi sto letteralmente sfuggendo. Mi sta sfuggendo qualcosa. Letteralmente. Mi sta sfuggendo qualcosa. Ciao Lieza. Devo entrare nel condominio per trovare Clementine. C'è la foto. Dietro c'è sta cosa che, devo essere sincero, uno è che sono mezzo rincoglionito oggi, molto più del solito. Non sto capendo. Ma vai nel condominio, non posso entrarci. Cioè mi ha fatto entrare in una stanza dove c'era uno morto e ci ho rubato la spilla. Ok, devo ritornare dove c'era quello allora. Aspetta, ma riprova. Riprova entrando di là, là dici, giusto? Qua a destra. Qua a destra. Qua.
クルンドミニアウーコンドミニアウードブセユーダイエコンユギオコシアッケンデベーネアイエルフォコラレトポ. Aspetta, indietro, dopo la piazza, indietro. Allora, eravamo qua. Qua a destra, qua. Giusto? A sinistra, sinistra è qua. No. Dito sul serio, grazie per il fuoco. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ricapitoliamo. Ciao, dito sul serio. Così? Dove c'è il rosso? Qua? Qua? Qui dice nel bar? Continuo sulla strada qua. Ah! Ok. Effettivamente qui non c'ero stato. Ne avrò bisogno probabilmente. Sono più rincoglionito del solito. Imbecille, guarda, ci vediamo anche noi. Va bene. Effettivamente non c'ero stato qua. La vita è una noia da quando le sentinelle hanno installato le telecamere nel nostro condominio. Ok, lui non era quello condominio. Ma fai la musica a sette. Ehi, quali sono le nostre musiche a sette? Non ti hanno insegnato a non rubare. Più o meno. Potete dartene una, ma dovrei fare una cosa per conto mio di Gemma e di Miko. Le sentinelle hanno installato tre telecamere di sicurezza per spiarci. La cosa non ci piace affatto. Potresti scrollarcele di dosso? Ok, buttare giù le cose è la mia specialità. Ah, questa qua, ok. Come faccio? Ci sta provando, ecco, se lo scasso il risultato. No, vabbè, effettivamente io qui non l'avevo esplorato sta zona. C'ero arrivato, poi ho detto no, c'ero ancora da esplorare. Ero convinto che il condominio fosse quello là, quello invece era la prigione. Ah, aspetta. Ok. 5-3. 5-5-2. Ok, sì, ho capito i simboli cosa sono. In che senso è diventata la scheda del personaggio? Ci ho messo tutta la settimana a preparare questa sessione. D&D stanno parlando. Tu sei, non ricordo dove l'ho messa. Ma giochiamo lo stesso. Entrò in quella grotta, più o meno. Pronto. Aspetta, ma lo fa su tutte le porte, lo fa? No. Fa vedere perché qui me lo fa fare. Non è lui la stanza. Cos'è quel rumore? Il mese scorso ho lubrificato tutti i miei cuscinetti. Va bene. Infatti, ah ok, semplicemente chiacchiericcio. Allora, fatemi esplorare tutto perché voglio capire un pochettino. Cos'è? Ah. C'è qualcosa da fare qua così. Secondo me c'è da spaventare qualcuno. E poi vedete come si chiama sto gattino. Stavolta mi fa miau. È bello. Bello gattino. Senti che c'è l'eco qua dentro. Sto salta fuori, c'è qualcosa da far spaventare qualcuno da noi. Ah, peccato che tanto si glitcha sulle cose. Sì, ci sono toppe queste cose qua. E allora, telecamera. Qui niente. Aspetta, telecamera dove è qua? Ah. Oh. Si è rotta? Sì, è caduta. Ok, l'altra è là. Aspetta. Che gattino intelligente questo. E l'altra dov'è? Uno. Due.
Ne manca un'altra, vero? Mi hanno detto che erano tre le telecamere. Non è detto, era non ho limiti di orario teoricamente. Il problema è che non sto bene. Quindi diciamo che vado, arrivo dove arrivo. Purtroppo. Fammi vedere una cosa. Sì, potrebbe pure esserci. Quante sono? Siamo un'ora e mezza ancora. Quindi. Allora, fammi vedere dove, se di qua riesco a vedere l'altra. Tre, sì, sono tre, quindi... Non trovo l'altra, sta più in alto, ovviamente. Eccola là, ok. È al, sempre lì al piano. Ma dall'altro lato. Ragazzi, sono lenta a giocare, va bene, sì. Perché sono un cretino che esploro tutto. Va bene? Sempre detto, grazie, sei stato, sei sempre gentile. È premuroso. Lì qua si scende. Andiamo a vedere questo qua che se mi dà. Sì, il pacco è stato consegnato, grazie. Bel lavoro, non credevo ce l'avessi fatta. Prendi la tua ricompensa, te sei guadagnata. La cassetta, me la ficcherò su per il culo. Allora andiamo a trovare questa che abbiamo detto è un 5-3. C'è qualche achievement tipo, vabbè, di saltare, di entrare dentro ogni... Quello sempre lo faccio, Nicola. Quello lo faccio sempre, lasciare la recensione positivo al Corriere Amazon. Non mi hanno mai dato problemi. Accidenti, lo finisco domani, vabbè. Cosa sei di preciso? Un quadrupede che mette te nei versetti. Ottima, ottima progettazione, vabbè. Eh sì, lo so, però. Fatemi vedere le porte. 4-3. 5-3. Eccola. È lei. Sì. Madonna. Miau. Bello, tutti i calendari sono fermi come se... Madonna, che è successo? Il tiro si è spaventato. Ti avevo scambiato una presentazione. Lascia stare, chi sei? Cosa vuoi? Si è cagato addosso il gatto. Frena, 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 frena. Quindi Zabrutan ha finalmente deciso di mandare qualcuno. Immagino tu sia la mia nuova recluta. Non sei molto imponente. Come caspita hai fatto? Esatto. Come caspita hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'oltre da quando ho lasciato Villa Antenna. Ma le sentinelle sono sempre su chi vive. Su chi va là, vabbè. Ti sei cagato addosso, però non te lo aspettare, Giacomo. Ora che sei qui puoi aiutarmi. Seguimi. Allora, fermi tutti, ragazzi. Vado a bere un po' d'acqua. Vado a mettermi lo spray alla gola, che mi sta partendo la gola. E torno. Vediamo di continuare, va bene? Se voi avete nulla da fare, io non ho un cazzo da fare. Quindi, a meno che, ripeto, non ho il COVID. Due minuti.
grazie, sì, per i bei sondaggi. Preferito un'altra opzione con scritto puntato nulla fiducia, ma deve comunque chiudere. Non devo chiudere però, no. Sempre se non mi sento male. Dai. Ma che cazzo di appartamento è? Ah, qui si dorme. Porca miseria, potevo lasciarvi in pausa così. Guarda che bello. No, ma sei fa... Mia cola fuori mentre dorme, che bellino lui. No, ovviamente lo facciamo svegliare, eh. Poco ha dormito, si è riposto. Una testa di cazzo, Nicola. Ok, quindi questo qui è il punto di dove si dorme. Poi non c'è più nulla. No. Ormai non credo manchi tanto. Bellino comunque come angolo qua. È da un po' che sto escogitando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ho perso le chiavi per avviarlo. Ci serve soltanto una batteria atomica per farlo partire. Minchia, che cazzo sta ma. So che la Neco Corporation ne ha una sottochiave allo stabilimento. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro. Non conosco il suo nome. È il robot con il giubbotto e la catena dorata. Consegnagli questo messaggio. Messerino agile come te non dovrebbe avere problemi a scattare nello stabilimento. L'ultima cosa, necessità di chiedere aiuto in giro. Questo sistema è un pozzo di informazioni. Minchia, quanto è lungo ancora? Quanto cazzo è lungo? Allora, dobbiamo andare da uno con la catenina, eccetera, eccetera. Minchia, voglia! Cioè, ha fatto veramente... Un ottimo lavoro secondo me, un bel gioco, sono molto contento di averlo giocato. Allora, questo è l'inizio dell'appartamento ed è totalmente bloccato. Oh mio Dio, la luce. Ok, quindi torniamo, vediamo di far veloce. Non credo di riuscirlo a finire oggi, però. Mi ero nascosto qua, sì. Tanto poi ci devo tornare. Allora, dobbiamo andare alla Neko Corporation. Mi posso buttare qua, sì. Andiamo di corsa alla Neko Corporation. Che se non ricordo male. È di qua. Che cazzo c'è? Che cazzo di sondaggio è? Che cazzo di merda è? No, però deve chiudere. Ho donato un punto fiducia. Sì, grande successo della democrazia. Che c'è qua? Ah no, ci avevamo parlato. Ah, sì, c'è qualche achievement di nasconditi su tutti questi cosi. Ok. Aspetta, ha detto catenina, giusto? Cosa? Non mi ricordo come. Vediamo. Giubbotto e la catena dorata. Col giubbotto e la catena dorata. Vedete? Ok, giubbotto ma non la catena dorata.
adesso non c'è la catena dorata. Butta fuori qua. Aspetta, Blazer, ok. Si conosco il contatto. Ti spiego per sopra i capi della batteria atomica. Molto somme. La batteria alimenta lo stabilimento della Neko Corporation laggiù. Ma l'intera area interdetta e rigorosamente sorvegliata. Controllano ogni persona in entrata e mandano via chiunque non sia indipendente. Questa è l'idea. Procurami un gilet da operaio e un casco antinfortunio. Io resterò qui a capire il momento migliore per entrare. Minchia! Gilet da operaio e un elmetto antinfortunio. Dove cazzo vado a prendere? Un negozio di vestiti. No, aspetta, c'è qualcosa. No, c'è un cazzo che non si può entrare. Secondo me è il negozio di vestiti adesso. Che era qua. Aspetta. No, no, col cavolo me lo rubi. Che è successo? L'elmetto dov'è? Allora, qui non riesco a rubare questo. Il problema è l'elmetto, non so dove possa essere. Ah. Sei soggetto. Ah, aspetta. Ho capito. Allora, lui sente la musica e sta servendo. Io mi ho capito. L'elmetto non è qua. Ok. No, non è qua. Ok, l'elmetto non è qua. Però ce l'ho fatta. Dove cavolo lo trovo l'elmetto adesso? Perché qui fuori sta succedendo qualcosa. Sarà qualche robot operaio che è fermo da qualche parte senza l'elmetto. E che qua? No, perché lui aveva un bar, ha detto, quindi non sta lavorando per lui. Esploriamo. Il mio sifone hanno twittato. Se fosse un elmetto, dove sarei? Al posto giusto. Tipo soffiamo in naso. Aspetta, sto pensando che lì ci sono andato a colpo sicuro, no? Vabbè. Questo gusto è dato. Senti come russa. Aspetta però, non ho un gilet. Aspetta questo. Aspetta un po'. No, non ha un gilet. Sì, ha un gilet da lavoro. Ma non è qua l'elmetto.
Negozio, beh. Che succede qua? Voglio vedere che succede. Dove va questo adesso? Che prima non c'erano queste bottiglie effettivamente. Vediamo, vediamo che succede. Magari non porta da nessuna parte, no? Ok, ho trovato l'elmetto. La madonna, è cattiveria. Stai calmo, ok. Sei fuso di cervello, sei. Sì, blu 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 blu. Ok, e quindi? Ah, secondo me... Oh, ho capito. Capito. Eh sì. Sei veneto. Ne approfitto mentre aspetto di fare un qualcosa qua. La consegna è andata bene. Mi invia complimento. Ok. Non l'ha toccato, però vabbè. Ok. Possiamo andare. Da qua. No. No. Aiuto. Da qualche parte qua. Si va veloce, bello. Eccolo qua. Va bene. Non guardate, ragazzi. Sono perfetti. Gileva un po' stretto in vita, ma andrà benone. Salta sulla scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Miau. Che bello sto gioco. Non guardare, sì, non guardare, Nicola. Sono io che mi muovo, Vieni, 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 gioia, vieni. No, non funziona, si sa. L'ho fatto, Non funziona. Ok, un checkpoint. Devo stare attento, ok. Diventato Metal Gear Solid. Tattica, spionaggio, azione. Sì, esatto, bellissima sta cosa.
so dove devo andare. Ciao, let's play, buon pomeriggio. Come stai? Ok, devo andare di là io. Ma posso parlare con loro? Va, così così. Forse puoi aiutarmi. Ho preso le chiavi di casa in questa enorme fabbrica buia. Le sentinelle si sono rifiutate ad aiutarmi. Mi hanno risposto senza caso uguale più lavoro qui. Se per caso potessi aiutarmi a trovare, te ne sarei enormemente grato. Diciamo così così, dai. Non sono al massimo della forma. No, mi hanno visto. Ma porca puttana, mi hanno sparato. Mi sciottano. Porca puttana. Mi sono cagato. Vabbè. Povero. Poveretto. Minchia, da capo devo fare. Mio Dio. No. Sto. Suca, eh? Calma. Ah, io devo andare lassù. Sto andando un po' troppo a cazzo duro, vero? Ok. Wow. Che storia. C'è un checkpoint oppure no? Tanto. Ok. Ok, vabbè. Questo mi ha aperto semplicemente questa porta di qua. Che gymkhana mi deve far fare. Una paura matta. Ok. Si sa. Ok. Devo passare, se passo così non mi fa nulla, okay. Teoricamente. Ha. Ah, aspetta. Thank you.
È la Madonna. Allora, aspetta. Allora, questo rompicapo. Devo usare questo per passare di là, perché non posso. Grazie Nicola. Minchia, ma guarda che ci sei tu. Guarda, non avrei mai pensato questo. Proprio. Fammi vedere con questo fermo qua cosa succede. Infatti qui ce n'è un altro. Infatti che qui ce n'è un altro, quindi devo fare così, ecco. Probabilmente devo fare così. Questo viene qua. Vediamo. Sì, lo avevo visto, Nicola. Proprio intelligente questo. Allora, dove lo mettiamo? Uno. Allora, uno qua. Dov'era prima? Però mettiamo questo. Poi questo. No, aspetta, questo qua. E questo, visto che adesso ci posso passare dentro, va qua. Rubare batteria, rubare. Si ferma tutto. Sì. Aspetta, uscire da qui prima che sbucchi la sedere. Dobbiamo cos'è questa batteria, Clementina? Ah, ok, praticamente da qua sono di nuovo in città senza che mi abbiano scoperto. Ok. Checkpoint, scappiamo, andiamo subito. Che secondo me ormai siamo quasi alla fine. Voglio vedere se riesco a finirlo veramente oggi. No, non era qua. No, ma qua è successo qualcosa intanto. Perché mi confondo sempre su dove è il condominio? Il mio senso dell'orientamento è presente Google Maps. Sono di nuovo qua. Vabbè. Allora, a sinistra. No ragazzi, mi sono perso. Sono così. Con calma. Di qui no. Ah no, qua è giusto, è. Questo è il condominio. Esatto, da qua devo andare. Ah, posso passare. Ok, mi ha. Ok, avete capito. Mi ha, come dire, destabilizzato sta chiusura del condominio qua.
Ora mi spiego che c'erano tutte quelle casse qua sotto. Ma caca, si sa. Allora, questo qua però fanno... Minchia! Minchia! Che culo! Ma non c'è! Non c'è! Sono andato a cercare te. Cos'è quello? Sembra una specie di messaggio in codice. Dobbiamo giocare ai detective se vogliamo scoprire cosa è successo. Guarda, per B12 e il micio, la risposta è nella mia roba. Poi ci sono quattro simboli. È fermato quello in te, do un'occhiata. Detective, trovato niente, non vedo nulla, sei sicuro? Qua niente. Poi l'altra cosa era questo. Mi sensore posso soltanto rilevare sostanze chimiche inoffensive allo stato gassoso. Non posso rilevare la placida sensazione che ricordo. Proprio come me i compagni non possiedono l'ho fatto. Quindi mi domando perché fare una cosa del genere. Ok. Sono con... Ok. Poi... Questo... Ci cioè, serve aggiunto specifico. Forse sto barriere se vende caccia qualcosa. Bingo, c'è un messaggio. Sono con Blazer. Allora, aspetta. Manco io ce l'ho, Giacomo, infatti sto fermando verso fiamme. Sono con Blazer. Blazer dove cazzo è? Secondo me siamo quasi alla fine. Scusate, ragazzi. Secondo me siamo quasi alla fine. Allora, cosa manca? Dai, sbagliato. Sì, fammi vedere. Allora, il diffusore di aromi. L'abbiamo fatto. La lampada. La lampada è... Ne abbiamo fatti due. Il diffusore di aromi. La lampada potente essere quella vicino al computer. Questo qua, l'abbiamo fatto... Manca qualcosa sul tavolo. Aspetta, che anticaia da tenere in un appartamento. È così che i compagni locali vedono gli umani? Che buffo. C'è qualcosa, dice venite al... Madonna, raga. Venite al... Aspetta.
Nightclub. Si è buggata, dai. Sono con Blaser. Venite al nightclub. Ok. Beh, commissario Logatto. Che cazzo di citazione. Cioè, no, probabilmente. Owen. Allora. Io la vedo come una grande citazione, commissario Logatto. È un fine. Commissario Logatto è Lino Banfi. Non so se Alan mi sta ascoltando mentre Luca. Commissario Logatto, credo sia fatto semplicemente una battuta col gatto. Però il commissario Logatto era Lino Banfi in un film. Non ci resta che trovarla, non abbiamo molto tempo. E si chiamava proprio il commissario Logatto. Allora, nightclub, dai, non abbiamo più tempo. Ok, non abbiamo tempo, però io devo fare lo step. Non abbiamo tempo. Pam 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 pam. Vabbè. Con calma. Con calma, Fabio. È tutto il tempo del suo mondo. Vediamo se mi dice giusto. Ok, quindi mi ha salvato qua. Devo averlo semplicemente. Sincero. No, Nicola, devi segnare un cane. Come faccio io a andarmene da qua? Come faccio ad andarmene da qua? Cimento sbloccato, vita esaurita. Ok, sono morto 9 volte in tutto il gioco. Devo fare. Cioè, non so. Non posso fare la stealth. Sai cosa farebbe Gesù, si sa. Non c'ho voglia di fare la stealth, Giacomo. Ma porco demonio! Visto come si fa? Hai visto come si fa, Giacomo? Ok. Arrabbiarci sul retro. Cheater, money grab, è tutto. Retro. Pericolo il livello del gruppo al 22%, trovi subito un boss. Ok, da qua quindi. Però, ma allora, io lo rovino un cazzo. Se si può fare, si può fare. Il retro è questo. Eccolo lì. Guarda quella affacciata. Vabbè. Allora. Ma vergognati il cazzo.
si sale dal retro, si sale da qua. Ma sei arrivato qua su? Per far festa con noi. Forza, salta dentro e serviti da bene. Grazie. Ma sono drogati qua. Che bello qua dentro. Parla col barista. Salve signore, l'accesso alla terrazza VIP è interdetto. C'è una specie di evento privato. È stata prenotata da un tale Blazer. Mi pare, ok. C'ho la scritta in basso, guarda. Allora. Però allora, esploriamo un po'. Questo club fa schifo. Ho provato a entrare in quella stupida stanza lì per averlo sbattuto fuori. Beh. Allora ho rubato questa leva tanto per divertirmi. Ma... ok, da bere. Come devo rubare da bere, quindi? Non vedo il culo da bere. Ah. Ah, ok, la leva... cioè, che cosa fa sta leva? Ma DJ palla! Andiamo in salvezza, la prima canzone ci è stata chiesta al nostro più che opinabile amico Blazer. E lo voglio fare io! Dai! Non me lo fa fare. C'è una leva qua. Ah. Quindi? Ah, ok. Il gatto simpe. Allora? E qua. Che ci faccio qua sopra? Scusa. Che mi serve salire qua? Sì, si è arrivato lo disco, però. Cioè, mi ha portato qui su. Vediamo. No, non me lo fa fare. Perché devo farlo con tutte e due le leve. Ok. Perché uno va di là, l'altro va di là. E si libera il piatto. Il problema è, devo capire. Sto soffiando il naso, ragazzi, perdonate. Capire dove mi danno da bere. Quindi devo farlo prima di andare nell'evento privato. C'è un disco? In realtà, là, non capisco questa cosa di... non capisco sto fatto di sto coso che si alza già, no? Come offro da bere a quello? Posso rubare? Posso rubare qualcosa? Esatto, Mario. Che succede? Ma... ma... ok. Eccolo qua. Tanto non ricordo qua sotto. Quando ero umano mi randonavo con gli amici a far festa tutta la notte, nonostante i fastidiosi postumi dell'indomani. È una bella sensazione trovare la felicità a dispetto della situazione invivibile in superficie. A dispetto delle condizioni di vita sottoterra, via via più squallide. E dell'avidità delle aziende come la Neko. Oh, ok.
Stato di polizia creato dalle sentinelle. Ok, adesso ricordo perché lo facevamo. Altro ricordo. Dai, come, dove prendo da bere io? Non credo sia solo questione che qui c'era un ricordo e basta. Faccio una tenda, andiamo. No, non si va. C'è la bevanda a piano di sopra, per cui dobbiamo tornarci. C'è stato un bicchiere, vado. Dove? Eccola qua. Perché prima di andare là voglio vedere che succede con quel... Ok. E allora, una è qua e l'altra è qua. Leva. Scusa, perché quell'altra non l'alza? Non mi fa schiacciare, non servisco come ha detto Giacomo giustamente, però non capisco. Ah, aspetta. Qui sopra forse c'è qualcosa. Di là non c'è, ma qua c'è qualcosa. Cosa fa? Sì, qua c'è qualcosa. Ok, vedete, quella leva non serviva a nulla per farti soltanto capire che potevi fare la JoJo Pose. La JoJo Ref. Oh. Che gatto cattivo. Ah, ok, devo crearmi... Devo crearmi un passaggio. Ok, è già finito. Dabba. Ma con quale cappello? Senti qua. Hello my friends. Eh no, ho un ottimo rapporto con le sentinelle. Non capisco tu perché tutti se ne lamentino. Non devo far vedere nulla a lui. Questo è l'evento privato, super segreto. Ma che cazzo? Capito. Ma ciao. Due piccioni con una fava. Non sei furbo quanto sembri, micetto. Comunque non è niente di personale. Gli affari sono affari. Attenzione, c'è un tradimento qua. E gli affari sono danaro. È una braciola, esatto. E per me il denaro viene prima di qualsiasi amicizia o spirito di gruppo. Sono tutti vostri. Sta sudando, sì. Abbiamo ucciso il gatto. Niente, accidente sbloccato. Alcatraz. Ah, l'hanno scritti tu sti cazzo di accidente. No, poveretto, gioia mia. Perché? Ah, sucate, stronze. Eh?
Ci godo. Quanto era lunga, Giacomo? Più di un'ora, minchia. Qua un'altra live ci veniva. Come c'è? Come faccio qua? Devo andare di là. Non c'è più il robottino però. Minchia, 2 ore di live ho fatto. Ancora c'è questo capitolo e non sembra che sia l'ultimo. Che succede qua? Qua no, non posso. Come faccio qua? E dimmi qua come faccio a fare lo stealth. Ok, è un lucernario finto. Sto dicendo, ma siamo sull'oro, siamo in oltre. Qui non posso farlo, come faccio? Facciamo calmare le acque. Liberate i gatti al massimo oggi. Ok, lì c'è la chiave. Ma sono entrato nel lato sbagliato. No, di qua. Giustamente qui non ci sanno né ricordi né niente, devo solo prendere le chiavi. E giustamente... Giacomo, fuori tempo. Sì. Sì. Che ore sono già? Le 3... Minchia, le 4:20 sono. Non credo di finirlo oggi. Ma solo posso provare venerdì a fare live. Sembra che durerà ancora un po'. Le 20 alle 16, va bene. Se dimmi, fammi sapere se qualcosa, Giacomo. Tu che l'hai fatto per capire. Che se dici manca mezz'ora la faccio, capito? Ma se manca un'altra ora... inizia ad essere un tantinello lunga la cosa. Ripeto, non c'ho nulla da fare, però... sono stancato un po'. Sto sudando, credo, non so se ho la febbre o meno. Mi manca 1:30 e sono qui da 6 ore, esatto. Tra l'altro finire il gioco in 2 ore sarà impossibile per l'achievement, devo provarlo però.
Fabio, vabbè, se vuol dire sì, vabbè. Che succede lì? Oh, cosa? C'è B12. E il gatto lo vuole salvare. Secondo me siamo alla fine. Tanto vero, domani pomeriggio, domani del domani sera la live. No, non erano 4 ore. Io devo seguire lui praticamente. Non corre tra l'altro. È schiacciato. Sì, che devo seguire lui, quindi non... Ha! Le sentinelle di Destiny 2. Allora, qui ci sarà un qualcosa. Mezz'ora in teoria. Ma quanti capitoli sono rimasti? Se questo è il capitolo in prigione... Colpa mia, ragazzi. Colpa mia. Colpa mia. Pizzeria. Porco. Ora sto giocando veramente a premura. Abbasso i sondaggi di merda. Porco demonio. Ah. Perché poi lì sembra non ci devo andare a fare nulla lì. Vabbè. Ma no, da dove partire sempre? No. Allora ragazzi, eh? Ok, ora tutti guardano lì però.
Dio mio, ho sbagliato. Porca troia, ragazzi. Non me l'aspettavo, cioè non avendo visto come faceva il giro. No, da capo adesso. Madonna. Che infame non metto un check. No, però no. Non deve avere premura. Devo tornare indietro adesso. Ok. Ciao Gioia. Ho saltato per sbaglio? No. Mi sono sentito come se fossi di nuovo intrappolato nel sistema informatico del laboratorio tutto solo. Ma tu sei tornato a prendermi, non ci posso credere. Sei un bravo amico. È così bello essere nuovo tutti insieme, ma non siamo ancora sicuro. Dobbiamo trovare il modo di uscire. Potresti aprire quella porta di vicino? Va bene. Ah, siamo tutti insieme adesso. Di nuovo. Vabbè. Non è capace questo. Riesco a passare io da qualche parte? Sì, c'è il buco. No, non c'è il buco. Come passo? Dai! Ok, ha fatto il buco lassù. Fammi salire. Ho capito che faceva. Cioè, ho proprio bisogno. Sì, vabbè, effettivamente non mancherà tanto. Ora che facciamo qua? Le setelle ci bloccano di nuovo la strada, mi noterebbero all'istante. Forse per provare ad attirarle nelle celle e rinchiuderle dentro? Proviamo.
C'è un check? Sì. Quanta erba. Non credo proprio. Ma come faccio a chiuderle qui dentro? Aspetta, eh. Lo vedi quel tizio che è lasciato a terra laggiù? Lo hanno riavviato, non voglio perdere la memoria, sono terrorizzato. Oh, ok, fammi vedere una cosa. No, aspetta. Sì, io posso uscire chiudendolo. Sono stupido. Io posso uscire. Ok, basta. Però ci rischio tanto. Sì, non... Sì, Giacomo, pensavo entrasse. Non è... non c'è... Porco demonio. Non è facile. Ok. Ok. Non è facile, cioè non è facile a un certo punto, no? Ce la facciamo ad aprire sta porta? Oh! Ricordo! Oh, allora? Ragazzi, ricorda, ma non mi ha fatto ricordare. Ma non voglio però far lì. Ma mica, non va a funzionare. Povero diavolo, come? E sentirle posso rivelarsi spietate per chi vi si oppone. Che ne sono già? Ho fatto uno di. Come trovo lo hanno cancellato completamente. Niente più sentimenti, nessuna consapevolezza e niente più ricordi. Non facciamoci beccare. No, lo spero. E questo era l'ultimo praticamente. Quindi abbiamo più o meno finito il gioco al 70%. No, che mi presento. Ok. Questo è stato molto più semplice del previsto. Guarda quell'altro si è alzato. No, non voglio nemmeno sapere chi cazzo siano questi. E qui adesso con la leva là. Da qua. Stai calmo, stai. Ok, c'è cosa succede. Questa porta è l'unica via d'uscita dalla prigione. Credo si possa aprire dalla sala comandi laggiù. Dobbiamo riuscire a accedere, però guardiamoci intorno. La comanda è questa, ok. Allora, potessi saltare lì, ciccio. E allora. Y. Ah. Ok, non mi dire che lo fa partire. Sono fottuto, ho lasciato le chiavi nella serratura.
Balza sul catafocale, dovresti riuscire a saltare tutta la recensione e accendere l'aereo controllo, ok? Miau. Sì, 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 sì. Mi spunta là. Che bello il rumore dell'ape. Oh. Ma potevano scappare. Ora spero che scappino con questa cosa qua, però, eh. E si va a vedere la frutta, esatto, dico. Allora, se è fumo dovrebbe usare quello, giusto? Sì, è diventato Metal Gear Solid adesso. Aspettami. No, che cazzo fa? Ma è un cretino, aspetta. Minchia. È la fuga di Snake da metà da fase finale del Metal Gear. Chiaramente non ha peccato. Infatti mi soffio il naso, ho perso qualcosa. Pian piano. No, povero gatto. Guarda come fa. Sì, ma aspetta, cretino, no? Mi aspettavo. Non ce la faremo a scappare tutti con le sentenze alle calcagna. Posso tenerlo occupato per un po', ma tu devi andare. Il motto di Ottaggio si recita: dobbiamo andare oltre ad ogni costo. Ho scritto io. No, Gioia. Guarda chi lo chiama. Sono le nostre adesso. Non è detto che tutti raggiungono lotte, ma almeno uno di noi deve farlo. Vai adesso, ti serverò nella mia ramo, piccolo Ottaggio. No, piccolo. Porca puttana. Mi dispiace. Ok, siamo di nuovo qua praticamente. Sì, sì, sono io veramente, diciamo. Scappo, scappo. Allora, ho sbagliato il verso di qua. Allora, noi abbiamo i pezzi per far partire questa cosa, no? Cioè abbiamo la chiave e la batteria. Dove vanno? Adesso dobbiamo capire un po' dopo. Devo andare giù? Vediamo. No. È chiaramente la vesuviana. Come questa purtroppo sì, Nicolò. Allora. Ma poi sicuro qua dovevo venire io. Prima. Aspetta. Ripara il treno. Vorrei ripararlo. Devo andare qui sotto forse. C'è qualcosa qui. E già noi da qui veniamo comunque. Magari si deve mettere qui qualcosa. No, non è qua. Dai, siamo. Sì, qua. Bello, un soggetto. Siamo praticamente alla fase finale ormai. Neko Corporation. Forse è bianco, questo non lo so. Si è acceso il treno. Bello che c'è il cavo in mezzo ai piedi, capito? Sì, sì, ma che sta dicendo, si sa? Usa metro. Il gatto che usa la metro, si chiudono anche le porte.
Senti che piange. Ah, non si sente più. No. Non era vesuviano, ok. Sala comandi ancora. Quanto cazzo c'è, raga? Mio Dio. C'è sala comandi, cioè ce ne sono altre due minimo. Ma qua è tutto pulito. Ah, è bello qua. Come posso aiutarti? Niente. Salgo alla scala mobile falsa. È pulito qua, raga. Era a Milano tutto il tempo, esatto. Salve, abitante della città murata 99. Vabbè. Tutto pulito e splendente. Sì, dovrebbe essere la fine. Mai lo finiamo. Salve abitante della città murata 99. Questa porta che dà sulla superficie è sbarrata a causa della procedura di quarantena. Rivolgi solo uno degli ingegneri autorizzati all'interno della sala comandi per qualsiasi richiesta. Buona giornata. No, ma voglio finirlo, non voglio aspettare lunedì. Adesso siamo scherziamo. Niente, non va. Vabbè, parlo con tutti, ma comunque ho saltato. Ok, guarda che bello qua. Il sole è bello. Ah, questo è. Ok, è la parte finale proprio del tetto della città. Guarda. E tutti i bassi fondi. Vabbè. Sala comando. Il Covid, Giacomo, il Covid. La control room, Giacomo, la nostra. Voglio andare nei bagni. C'è un punto dove si gratta qualcosa. Voglio attivarlo. Aspetta, c'è qualcosa. C'è qualche punto dove mi serve questo. Perché mi sembra strano che mi permettono di farlo muovere. Niente, dai. La sala quando è chiusa da una specie di protocollo di sicurezza, quando risulta gli umani sono solo utilizzati. Vabbè. Note solo sempre a quanto risulta non sono considerato un essere umano, molto offensivo da parte tua, protocollo di sicurezza. Forse lavorando di squadra riusciremo a barcare questo passaggio. Ok. Ossia. Ok, vieni qua, capito. Si è proprio fermato qua, visto che è bello. Ok. Manca qualcosa. Non ho nulla, addio. No, all'ultimo non mi posso bloccare qua all'ultimo. Manca qualcosa. Manca qualcosa per farlo fare. Fingi di essere umano. Eh sì. Nicola, stai calmo, eh. Cosa manca? Manca un qualcosa. Ho parlato con tutti. Ok, cosa manca? Manca un qualche.
qualche oggetto da mettere lì. Oh raga, all'ultimo mi sta sfuggendo qualcosa di importante. Ah qua. Salve, la città è stata chiusa per la tua incolumità. Le voci sono gli ingegneri autorizzati e le stesse richieste. Di nuovo. Va bene, Giacomo. Ma 100% umano lì. Mi aiutate in quest'ultima fase, vi prego, che voglio anche chiudere la live. Non sono Sigion. Ah ok, stop, fermo, non c'è bisogno. Era così. Oh, ci avete sbloccato territoriale. Perché è quello che grattare in ogni capitolo, di cui si doveva grattare anche qua. Grazie Nicolo. Sempre il tuo aiuto è sempre giusto. Provvidenziale. La sala guarda nell'intera città. Controllavano tutto da qui. E non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? Guarda, è proprio il bagaglio. Ricordo di averlo odiato a morte. Avevano tutto: spazi puliti, elettricità limitata, libertà di movimento. E a cosa è servito? Epidemia. Adesso ricordo. Aspettate, ne soffio il naso. C'era una moria. Ma loro pensavano di essere al di sopra di tutto. Non hanno fatto nulla per aiutarci. Mi ricordo qualcosa. Ho visto la mia famiglia morire. Mi sono sentito impotente. Non ho potuto fare niente per salvarle. Ma posso ancora aiutare te. Possiamo ancora andare oltre. Insieme. Vabbè, sarà facile capire che questi due resteranno insieme per sempre. Dai, aspettate un minuto. Sono abituato a fare live così lunghe. Quante ore siamo? Quasi 3 ore di live. Vabbè, ve l'ho detto che bene o male. Non avevo nulla. Porterò con me i ricordi dell'umanità e di coloro che ho amato. Ok, ricordo finale. Abbiamo tutti i ricordi principali. Va bene, sì, so. Quindi poi effettivamente l'epidemia le ha fatti morire ugualmente, ecco. Ci siamo, il computer centrale. I robot credono che ci sia ancora qualcuno qui sopra, quindi dico. Avevo letto all'infame. Stando al mainframe, nessuno viene qui da anni. L'intera città è bloccata in un eterno ciclo di isolamento iniziato molto tempo fa. Se lo disattiviamo dovremmo essere in grado di uscire. Ci toccherà riportare il resto di questi sistemi online. Ok. Questi computer contengono le informazioni che ci servono. Dobbiamo accenderli. Mentre te la sbrighi, io cercherò le password dei codici cifrati per accedere al sistema. Ci posso pisciare addosso i computer? Guarda che bello. Cioè questo. Madonna, è anche grandissima la città. Scusatemi se mi perdo queste cose, eh. È veramente figo. Là è tutto schifoso. Ok, devo. Ah no, devo accenderli. Quindi. Uno. Due. Che cagata sta fatta. Il tempo qui era tutto zuppettino. Povero zuppa. Povero zuppa. È Rufus al contrario.
Ha funzionato, ho avuto. Attiva la vola, amico mio. Ci sono. So come spalancare la città. Ma cosa non va? No, non salva. Senta, forse possiamo aggirare il problema. Dislessi, minchia Giacomo, io non so più parlare. Te lo giuro. I tre codici di Metal Gear Solid. La scheda. Codice PAL numero 1, confermato. No. Ecco. Quella è la postazione che regola l'apertura della città. Ma ci sono svariati livelli di sicurezza che ci impediscono di accedervi. Adesso dobbiamo fare quello che ci riesce meglio. Io faccio breccia nei macchinari e tu distruggi un po' di roba. Bello. Quindi? Aspetta qua. Yay! Hackera. E madonna. Il sistema sta assorbendo più energia di quanto mi aspettassi. Aia. Non so perché ho l'impressione che lui non ci arriverà. Sì, ho toccato, Giacomo. Non prende, raga. Pipì. Ci muore, ragazzi. Io sono convinto. Vedi già. Secondo me ci muore. Porca puttana. Minchia, la 2.20 ha preso. Era questo e questo qua. No, dov'è? Più in qua sarà. No, qua dovrebbe essere. Dov'è l'ultima postazione? Uno, due. Dai. No, ci sta morendo lui. Vabbè. Ma pure il gatto non prende. Dai, non prende la scossa il gatto. Gatto, dico. Oh. Credo che questo compicino sia bello che è andato. È tutto ok, starò bene. Portami alla postazione. Posso disattivare l'allarme. Porca puttana. Getta via, bello. Allora, video ci scoppia, ammazza pure il gatto, sì. È qua la postazione, no? Vediamo. No. Non è qua. Però siate chiari con le cose. Dov'è la postazione? Ok, qua allora. Ok, sì. Patacca, io dice a Crossantino, va bene? Patacca. Fatto, siamo al sicuro. Ascolta, c'è una cosa che devo dirti. Sapevo che l'energia necessaria a disattivare il sistema di sicurezza della città sarebbe stata immensa. Più di quanto questo donna avesse potuto gestire. Ma con la sorveglianza fuori gioco posso assumere il controllo del sistema e spalancare la città. Infettandomi nel sistema potrei distruggere il mio software. Ma è una decisione che ho preso quando mi sono collegato a quel primo computer, accettando le conseguenze che mi avrebbe implicato. Mi spiace che non vedremo l'oltre insieme. Porca puttana. Pensavo di dover preservare i ricordi dell'umanità, mantenere un legame con il passato, ma nei compagni scoglio il futuro. E in te. Vieni, lascia che te lo tolga. No, mi toglio il coso, ritorno un gatto normale. Sei stato un amico, il migliore che avessi potuto desiderare. Grazie. No, B12. No, poveretto.
certo. Catababo. Si è disattivato proprio. No, no, ragazzi, che tristezza. No, ragazzi, che bello. No, ci sono rimasto di merda. Ok, si sta aprendo. No, no, nemmeno io, Giacomo, guarda. Porca puttana. Il sole. Sono orribile, tipo. Ah, i cosi muoiono col sole. I cosi muoiono col sole. Si hanno dato il sole. Sì, vabbè, con la luce ultravioletta, sì, vero, è Giacomo, hai ragione. Cioè, nel senso, potevano avere la soluzione a portata di mano, cioè sbloccare tutto e ci è potuto pensare un gatto. Sì, hai ragione, la luce ultravioletta, il sole. Stai calmo, Giacomo, sto male, vabbè. Si sveglia il gatto. No, basta, fermati. No, 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 svegliati. Quindi questo è il posto di dove dorme con il povero B12 qua. Si sta aprendo tutto qua. Che succede se aspetto nel vedere che succede, che fa? A parte che probabilmente mi si scarica il pad perché sta vibrando in una maniera incredibile. Voglio vedere. Quindi sta città sotterranea ritorna a essere praticamente... Cosa fa? Dick Fick, no, dico. Ok, si sta finendo di aprirsi. No, è solo mia semplice curiosità. Qui si è spento tutto, quindi. Non funziona più niente. 72, 73. Ti immagini, no, dovevi scappare prima che si finisse di aprire tutto. Quindi ora questa città vivrà così o usciranno tutti? Infatti usciranno tutti, bisogna vedere da dove. Guarda là che è tutto col virus, quello schifo là. Vabbè, sono messa la sabbia. Si rialzano i muri. Quant'è? 97? Città aperta. Roma città aperta, andiamo. E i robot che ci sono qua adesso dove sono? Non dicono nulla, vediamo. Magari hanno... Ah, quello che la vivete, mica si è visto aprire tutto qua. Ah, penso figura. No, manco parlare più fa. Un pezzo di città buia rimasta però. Merda. No, sul fuso di... Mi ha fatto... Ah! Ok. Quindi questo adesso è un posto pulito contro un posto di merda. Ah, si sta... Ah no, continuo io a camminare, ok, non corre più però... I piccioni! Chissà che fa il mondo quindi adesso con i robot che possono di nuovo... Di solito gli umani non ci sono più. No, non posso più fare nulla, ok, vediamo. Finalmente piccolino respira aria pulita. Ah, guarda indietro come dire... Là c'è il suo amico.
immagini, dai. Sì, ho capito. Accidente sbloccato, pioniere. È finito così. È finito così. Vuoi vedere che c'è un seguito? Non credo. Però mi aspettavo sinceramente che spunta andasse. Lui va a incontrare di nuovo i suoi gatti. Ho vinto! Complimenti a chi ha nutrito fiducia. Non mi dice chi è, non riesco a vincere, non riesco a vedere chi ha vinto. No, non è stato un parto, semplicemente abbiamo fatto 3 ore di live. Fatto 3 ore di live. Allora io voglio aspettare prima. Infatti non cambio scena, non faccio nulla. Aspettiamo, finiamo i titoli e vediamo che succede. Oh, complimenti a chi ha nutrito fiducia. Oggi abbiamo finito. Hai vinto, Giacomo? Bello, bello. Mi è proprio piaciuto come gioco. Cinquanta, Madonna, non è proprio niente. Sono in silenzio, uno perché mi riposo la gola, e poi sto scrivendo una cosa. Abbiamo finito proprio, quindi posso essere sincero. Una cosa, inizio. Ok, proprio riparte da 20 di 27. Pensavo ci fosse qualcos'altro, nel senso che ci fosse un finale. Allora, adesso un finale in sospeso. Ok, non so se che sto finendo tutti i ricordi. Sto spegnendo il pad. Non so se facendo tutti i ricordi per dire il finale è diverso, visto che effettivamente non abbiamo preso qualcosa. Mi aspettavo, se devo essere sincero, il pad non si spegne. Non si spegne. Non ti allora niente, allora secondo me c'è qualcosa. Cioè, non lo so, ci può essere un secondo stray? Non credo, non ne vedo il motivo, però col fatto che lui guardava e si sono accese quelle così, le cose, vabbè, potrebbe esserci un finale come dire. Io sono qua, grazie del robottino. No, più che altro sai come doveva finire secondo me? Visto che lui è caduto giù, lasciando i suoi amici, gatti, la sua colonia, la colonia che piangeva all'inizio. Sarebbe stato bello che lui arrivi, anche su un video dove lui arriva, li trova di nuovo, capito? In quel senso lì. Cioè, lì sarebbe stato proprio. Mi avrebbe ammazzato emotivamente, come mi ha.
uccise emotivamente tutta la parte dove lui si mette vicino al suo amico praticamente ormai morto e dorme là con lui. Cioè, quel senso lì, Giacomo, quel senso dove poteva finire. Cioè, capito? Non ci sono rimasto male, il gioco è bello, mi è piaciuto tanto. Mi ha distrutto emotivamente all'inizio e adesso, devo essere sincero. Però dai. No, ma trama del secondo, che trama può avere il secondo Stray? Un secondo cosa di sto genere. La trama era di sto gatto che andava in questa città e si è scoperto pandemia, eccetera, eccetera. Secondo, che cazzo c'è? Non c'è più niente da dire. Sarebbe bello che quella cosa ti lascia tipo in sospeso. Oh, forse c'è qualcosa. Ritorna a lui, inventeranno qualcosina. Non credo. Mai dire mai, ragazzi. Hanno fatto seguito di cose che non c'era minimamente senso. Quindi me lo posso aspettare. Quindi, con 5 live, come ripete anche il sia titolo che quello lì di Sprella, abbiamo finito Stray. Quindi adesso cosa succede? Devo trovare una nuova serie. Vedremo cosa fare. Nicola, tu hai un giro di ruota se ci sei ancora. Se sei ancora vivo, altrimenti lo facciamo domani. Domani no. Domani la live di sera. Domani sera, tra l'altro forse su Eurotrack. Domani sera. Venerdì non ci sarà live perché. Sì, aspetta. Adesso c'è un punto interrogativo grande come una casa. Venerdì c'è la live. Non lo so, io do venerdì lavoro. Ma se domani col tampone risulta positivo non lavoro. Quindi via. Vi aggiorno. Teoricamente non c'è live. In caso farò qualche gioco totalmente a caso, ovviamente. Tanto c'è pure Dallas. Nicola, visto che sei qua, andiamo a farti sto giro di ruota per te. Aspetta un minuto. E poi chiudiamo perché sono stanco e voglio andare a fare merenda. Allora, Nicola, si parte dal 70 che aveva fatto Giacomo. Dimmi come l'avevo girata. Non devi aprire nessun predictor. Spero di non farlo e che si sì, resto bene e vado a lavorare. Lento. Cioè, me lo gioca con la faccia questa leggera. Lento. Sa come sprecare i punti quello. Che cazzo! 1500 punti, Nicola! Hai sfiorato i 100.000! Hai sfiorato i 100.000! Hai sfiorato i 100.000! Giri di. Ti accontenti di 1500, giri ancora! E se sì, come? Nicola, non morirmi di infarto adesso, devo. Forte! Non so se si sente il vuoto sto bordello, io sento un bordello. Nicola, 88.000, va bene, hai sfiorato i 100.000. Hai sfiorato i 100.000, aspetta che chiudo sto coso qua sto bordello. Hai sfiorato i 100.000, quindi bravo Nicola, stai avendo un culo della Madonna se sei stato il primo. Signori bellissimi, abbiamo finito. Grazie per avermi seguito. E live lunga, 3 ore e un quarto di live. Non c'è nessuno, guarda, non faccio nemmeno il raid, andiamo in fine live, sono stanco, sono stanco. Questo consiste nel caso che tu da buon uomo del sud, Nicola, sei un gentiluomo. Sigla! Finiamo qui, signori belli. Col cazzo, Nicole. No. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Grazie a voi per la compagnia. Noi ci sentiamo domani sera alle 21.30. Domani sera alle 21.30. A meno che se c'è Dalla su domani non viene voglia di fare la pomeridiana. Per lo poi lo vedrete voi. E poi venerdì. Forse, in caso ci sentiamo o domani sera o lunedì o durante lei che potessero esserci sabato o domenica, lo sapete. La schedule fissa sono quegli orari lì, poi ci possono essere live a caso. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Si sa culo, sempre comunque.